Ragazzi, siamo qui col vincitore della 15ª tappa della Darkstorm League e questo ragazzo ha giocato Sky Striker e adesso ci fa vedere come l'ha giocato. Perfetto, ciao a tutti, ovviamente si parte dai mostri, la carta più forte del mazzo è lo starter, 3 raie, 2 roads, ne gioco 2 perché hai bisogno di più starter possibili e comunque è forte anche per fare altre determinate combo, entra dalla mano o dal cimitero e quando è finito le raie anche di Aera Zero, quindi è forte. Pancratopo perché è una lista che va per secondo e quindi in generale questa è una carta forte e volevo giocarla. Poi Entrap, Trash che è l'entrap più forte del momento, 2 Bell che è la seconda entrap più forte, 2 solo perché non volevo magari rischiare di pescarne 2. Doppio Veiler che è forte in generale ma soprattutto fa la combo Access Code e 2 DD Crow perché in questo meta comunque forti ci sono diversi Sky Striker, Salamagna, anche contro Drayton è buono, quindi non è male. E inoltre 3 Impermanence che sono le ultime entrap che gioco, in totale sono 12 e molto forte, non c'è nulla da dire. Passiamo alle magie. Ovviamente starter, questa prenderai principalmente, questa è fortissima, lo sanno tutti, e questo fa lo starter, quindi sono 8 starter in totale. Sarebbe bello averne di più, ma questi sono. Poi una multiroll ovviamente fortissima, essendo puro. 2 Shark Cannon, non ho sentito la necessità di giocarne 3 e sono forti anche per rubare il tuner nel cimitero dell'avversario e fare Access Code. 3 ancore, vabbè, sono fortissime, rubano, negano, fanno tutto. Poi Afterburners e Jamming Waves sono molto forti, non ho mai avuto la necessità di giocare più copie, anche perché se avevo bisogno la searchavo, quindi quando avevo bisogno insomma la prendevo in mano e è forte giocarne 1-1 secondo me. E Booster Aquila, devo ammettere che l'ho messa all'ultimo secondo, non volevo giocarla, ma in questo torneo è stato forte. Quindi ringrazio anche chi me l'ha consigliata all'ultimo. Poi doppiare a zero per finire le carte Sky Striker insieme alla Terraformare. E chiaro, ok. Ovviamente gioco anche Mono per di Mina. Ah, il cancro. Solo una perché al giorno d'oggi non puoi più relazionarti su Mina per sperare di vincere, però può essere buona per stallare quel turno in più che ti serve per vedere una carta magari e outcappare con Access Code o ritornare in control, quindi non è male giocarle uno per, perché se la peschi anche a mid game è forte, certo, tirarla, e comunque giochi Terraformare che ci sta, può searcharla. Poi gioco Called by the Grave, fortissima, consiglio a tutti di giocarla. E Tifone mono per, perché principalmente spacca area zero i solenni e spacca ovviamente il back row. Ovvio che non voglio giocare per rompere il back row, ma più che altro perché magari c'è lo scisma che mi vuole fare winda nel mio turno e può essere un problema. Certo. Mono per è stata molto forte e prima giocavo 2 ma anche 1 per mi sono trovato molto bene. Ho capito. Poi gioco l'engine di Foolish Burial Goods. Ok. Può essere sottovalutata ma in realtà è molto forte. Anche perché solo 2? Solo 2 perché 3 l'avevo provata, ma partire con 2 non è il massimo, può essere un problema. Quindi ho preferito giocarne 2 e più il target, questo anche se lo peschi magari te la puoi mandare di multiroll a zero. Questi sono forti anche per mandare engage se hai già la partenza, così fai subito cagare anche il turno 1 magari, e così fai engage e parte subito, quindi sono forti anche per quello. 40ª carta, Upstart ovviamente, che è la magia in più che ti serve, certo, spesso. Poi passando all'extra, 2 Aiate e 1 Caina. Ho giocato questo ratio perché questo classico, molto standard. Sì, molti giocano 3 per di questa, ma adesso con engage sinceramente penso proprio che non ce ne sia bisogno. Al massimo uno fa una cagare in più per andare engage, certo, è a posto così.
anche perché poi volevo uno spazio in più nell'extra che vediamo poi. Scusa, di main hai giocato l'equipe per riciclarti la roba, esatto, vero? Non serve più principalmente perché adesso con engage sei un pochettino più veloce, la puoi searchare anche quando vuoi, quindi puoi chiudere anche prima, certo, grindi meno. Okay. Ovviamente tre Kagari, certo. Il link più forte, sì. E tre Shizuku che ha Alden End, ovviamente questo è tutto standard. Sì. Zeke, uno per, anche se a volte rimpiango il 2 per, perché fa molte cose interessanti, toglie uno all'oppo, ma soprattutto spacca le tue, e a volte è forte anche per spaccare la zero, certo, fare combo, sì. cose un po' strane. E è forte anche magari se tu rubi uno di Ancora e fai il link 2, così gli togli il mostro per sempre. Certo, sì. Poi questi, i due, sì, Nightmare, no. Questo era lo spazio che volevo avere in più, quindi ho tolto una Yate. Certo. Perché volevo avere un link 3 generico da fare facile e mi è sempre stato utile, molto meno forte, male. Molto forte, questo sì. Principalmente per togliere order se qualcuno me lo gira. Ok, antispell, sì, mi danno fastidio e le voglio togliere. Certo. E poi ovviamente Access Code Combo. Certo, okay. Non giocarle è una follia perché vinci molto, molto spesso con questo. E lo chiedi facendo. Insomma, ok. Sì, è molto forte. Va bene, ci fai vedere la side per il favore. Token, ovviamente. Ah, bene. Ci sta. Poi passando al side, ho giocato 3 Meister, sì. Sono forti, vabbè, contro Drayton, ma anche contro Shadow. Se lui ti fa la combo di primo, gli puoi negare a cannone e Shisma non te lo fa più. 2 Nibiru, sono forti contro il combo deck e lo spolverino Monoper contro i back row deck. Quindi, certo. Tra l'altro è stato molto forte in questo torneo, l'ho tirato 2 volte, è stato forte. Bravo, sei forte. Poi, sempre contro il back row, 3 Twin Twister. È forte anche perché fa scartare magari una magia e fai subito le magie al cimitero. Okay. Oltre a togliere il backlog, che è la cosa più fondamentale. Sì. Poi per andare primo, Thresher e Dried sono state fortissime in questo torneo. Vado primo, la setto, lui magari mi fa anche uno spolverino o qualsiasi cosa, questa la posso attivare in catena e lui generalmente o mi fa fare almeno un upstart oppure è loccato, pesco molto e dopo... Sì, è molto forte effettivamente. Quindi è molto forte. Poi sempre per andare primo, 3 Judgment, perché quando vado primo non voglio prendermi delle carte tipo Evelly, spolverino, cose, certo, così, certo. Quando magari setto molto e voglio giocare, insomma. Chiaro. Perfetto. Ok, ti ringraziamo per questa profile e grazie, noi ci vediamo alla prossima tappa della Darkstorm League. Ciao, certo. A tutti. Ciao a tutti. Ciao.